un po' di cose sono successe inerente al calciomercato e quindi è giusto andare a parlarne. La prima è una dichiarazione di Khedira che mi fa molto ridere, perché dice: non ho motivo di lasciare la Juventus, io voglio rimanere alla Juve, il mio contratto con la Juve scade nel 2022, mi pare di ricordare, non ho motivo veramente di abbandonare la Juve, voglio restare qua perché mi trovo bene. Io lo so che esattamente come me vi siete strappati i capelli, infatti io qui dietro adesso inizio ad avere pochi capelli perché ho iniziato a tirarli molto molto forte. Sapete anche bene quanto io sia sempre stato innamorato di Khedira come calciatore, l'abbia sempre considerato un grande calciatore, ma già dall'anno scorso si capiva che il ciclo era finito, che qualcosa doveva cambiare, che la Juve doveva rivoluzionare. E non è vero, perché è rimasto è rimasto lui come tanti altri che probabilmente erano giunti alla fine del loro ciclo. E pensare che già adesso, già a maggio, comunque domani sarà giugno, però già a maggio inizino a sentirsi le voci di giocatori che in teoria sono quasi per tutti sulla lista dei giocatori che devono uscire per far spazio ad altri giocatori più giovani e si spera altrettanto talentuosi, perché ripeto, non bisogna sputare su quello che ha fatto Khedira nei suoi anni migliori alla Juventus. Peccato soltanto che in questo momento non lo consideri un calciatore in grado di sostenere determinati ritmi a determinati livelli, perché secondo me Khedira può ancora essere un grandissimo giocatore a un grandissimo livello, ma non con i ritmi forsennati che avrà la Juventus. Figuriamoci adesso che dobbiamo giocare ogni tre giorni per via del Covid per finire il campionato, quindi veramente si è in campo più volte rispetto al normale. Figuriamoci i ritmi che può avere Khedira con una preparazione che non sarà mai una specie di preparazione tipo quelle invernali o quelle estive, perché per forza di cose i tempi sono ridotti, bisogna cercare di essere in forma da subito, quindi bisognerà fare una specie di preparazione molto simile a quella che fanno le piccole squadre quando iniziano i campionati, quindi essere in forma subito per fare punti subito, perché adesso non hai il tempo di fare i punti poi. Hai il tempo che devi fare i punti in questo istante. Quindi sicuramente giocatori come Khedira, che già non stavano bene fisicamente e sono anche fisicamente, proprio a livello strutturale, grossi, perché Khedira è 1,90 m di uomo, peserà 90 kg, sarà una roba del genere. Figuriamoci come può pretendere di essere in forma quando in realtà in forma faceva fatica ad arrivarci, nonostante una preparazione di un certo livello, ma non perché sia scarso lui o perché il suo fisico sia fatto male, semplicemente perché purtroppo è cronico e ha dei problemi cronici e quindi per forza di cose quando doveva essere in forma non era in forma perché era infortunato. Stessa cosa Douglas Costa, che per quanto mi riguarda è uno dei più grandi talenti che abbiamo all'interno della nostra rosa, probabilmente uno degli esterni più forti in circolazione sulla carta per quello che sa fare, che gli abbiamo visto fare, ma che non credo che possa rimanere un'altra stagione alla Juve proprio per questo motivo qua, perché non è mai in campo. E quindi finché puoi provare addirittura, vabbè, Khedira no perché il suo cartellino varrà zero, ma finché Douglas Costa puoi provare a monetizzarlo e toglierti uno stipendio importante, un ingaggio importante che peserà tanto sul bilancio, facciamolo. Ne togliamo due come Khedira e Douglas Costa, che comunque non sono neanche più ragazzini, quello che dovevano dare probabilmente l'hanno dato. Iniziamo a liberare spazio all'interno della rosa per delle caselle di giocatori più giovani, più scattanti, probabilmente anche più scarsi, perché trovare un Khedira giovane, un Douglas Costa giovane, con quelle stesse caratteristiche, quei livelli di gioco, sarà veramente complicato per quanto mi riguarda. Però averli e non usarli, secondo me, è follia. Un altro discorso legato al calciomercato della Juventus può essere quello inerente ad Icardi. Come ormai saprete, Icardi è stato riscattato, comunque c'è l'intesa per il riscatto da parte del Paris Saint-Germain nei confronti dell'Inter, per 50 milioni più dovrebbero essere 7 di bonus, 4 molto facili da raggiungere, 3 un po' più complicati, bisognerà vedere nel dettaglio, poi quando usciranno i comunicati ufficiali si andrà a vedere, e ci sarebbe questa famosa clausola dei 15 milioni di euro in più riservata alla cessione di Icardi in una squadra italiana. Quindi, cosa succede? Cosa succede? Che probabilmente Icardi Juve finisce. La telenovela Icardi Juve finalmente finisce. Dovrebbe essere arrivata alla conclusione. C'è ancora la telenovela Pogba, che quella è sempre attuale, sempre attiva, bla bla bla. Ma la Juventus, non me la immagino con il PSG che ha pagato, fai 60 per fare un conto pari, milioni di euro per Icardi, che non è che te lo rivende allo stesso prezzo, perché come tutti devono comunque guadagnarci, per un calciatore che nei piani della dirigenza parigina sarà un titolare. Quindi
te ne chiederanno almeno 80, per dire, più i 15 milioni che il PSG dovrebbe versare all'Inter per la clausola. Icardi, Juve, credo che veramente ci si possa mettere un punto sopra, a meno che, bisogna poi vedere la clausola, se parla anche di cessione soltanto di un anno, soltanto quest'anno, soltanto a titolo definitivo, magari il Paris Saint-Germain ce lo cede per 2 anni in prestito e poi noi lo riscattiamo quando scade questa clausola. Ma adesso sono chiacchiere, adesso non c'è niente. Per i costi, quindi almeno 60, 70, 80 milioni di euro che dovremmo versare al PSG, e per la clausola che l'Inter ha voluto inserire all'interno del contratto di cessione di Icardi in Italia, ce lo togliamo. Ce lo togliamo, basta, finito. Quindi finalmente secondo me siamo arrivati alla conclusione vera e propria di questa cosa, di questa telenovela. Poi ci saranno tutte le altre telenovele che sono aperte, sono sempre aperte, ce le portiamo dietro, non finiremo mai, perché le chiacchiere, sono belle, perché just chatting, quello che stiamo facendo anche adesso, è questo. Però almeno Icardi dovremmo essercelo tolto. E sapete bene che era uno dei nomi che l'anno scorso dicevo speriamo di poter andare a prendere, però adesso, quest'anno, non ha più senso, perché l'anno scorso poteva essere un affare, strapparlo all'Inter che lo voleva cedere, bla bla bla. Adesso invece, se lo devi pagare quella cifra lì, vado paradossalmente su tanti altri profili che possono essere del livello di Icardi. Questo è il mio pensiero e quello che credo io per quanto riguarda queste due notizie di calciomercato.